premio speciale Rising Star viene consegnato a una splendida attrice, Elena Santarelli, e consegna il premio Daniele Cesarano. Ecco qua, lo sapevo. Voi capite perché io conduco questa serata, no? L'avete capito? C'è un solo motivo. Elena Santarelli, bella come sempre, anzi sempre di più, una serata dedicata al cinema, alla fiction, alla televisione, tu davvero non potevi mancare perché tu fai un po' tutto e quindi il tuo volto non poteva mancare. Grazie, poi sono contenta di ritornare qui nella provincia di Napoli perché sono stata 2 settimane al Teatro Diana con la commedia di Massimo Ghini per la Regia di Dalatri, sono stata benissimo. Era proprio nel cuore di Napoli dove avevo le signore che mi dicevano oggi è arrivata la frutta, è arrivata la verdura, questo è fresco, prendi questo, prendi di quest'altro. Mi volevano far mangiare chili di roba, io signora non posso, prima di andare a teatro non si può. Ecco, però noi vedevamo anche che tu usi tanto Twitter come tutti i social e quindi vedevamo anche delle foto tue sdraiata al sole, se non ricordo male, quindi l'hai vissuta proprio bene questa esperienza napoletana. Una bella casa con una bella terrazza, giustamente per godere del vostro sole, della bellezza della città. Vediamo, passiamo adesso a quelli che sono i tuoi impegni attuali, cosa stai facendo? Devo riprendere fra poco le prove per la nuova tournée, cioè per il secondo anno consecutivo sempre con Massimo Ghini, il secondo anno, quindi fra poco riprendiamo. Lui sta girando una fiction a Napoli e a metà novembre rifacciamo le prove perché abbiamo cambiato delle cosine sul copione, hanno cambiato delle cosine sul copione e niente, dal 2 dicembre si inizia ad Avellino e poi chiudiamo a Salerno a marzo. Ecco, tu fai un po' tutto, lo dicevamo prima, cinema, TV, teatro, ma cos'è quello che ti emoziona di più? No, a me mi emoziona tutto perché se finché sono dei bei progetti mi piace farne parte. L'importante è che siano delle cose che mi piacciono, che il teatro è un sacrificio, nel senso sei fuori tantissimi mesi, sappiamo tutti che se fai una fiction sono dei guadagni diversi, il teatro ovviamente, quindi deve essere proprio una passione, anche perché lasciare un bambino a casa di 5 anni non è facile, però serve anche per la mia carriera, per crescere professionalmente tutte le sere teatro per 5 mesi di fila, insomma una bella palestra.